conosco un po' tutta l'America Latina. Complice un po' magari la carnagione scura, complice un accento, uno spagnolo quasi perfetto. Sono riuscito a nascondermi, a camuffarmi e a fare tutto il viaggio come un vero migrante. In tutti i paesi d'America Latina in cui ho vissuto, soprattutto quelli d'America Centrale, ogni persona che conosci ha un parente o un amico che ha fatto questo viaggio. E lo stesso accade negli Stati Uniti. Se vivi la strada, se vivi le bettole dove si mangia a pochi soldi, se parli con chi pulisce le strade, sono tutti latinoamericani. Quindi, tanto in America Centrale, in America del Sud, come negli Stati Uniti, se ci vivi dentro, se ci stai dentro, ti ritrovi per forza impantanato in questa situazione della migrazione. Il Messico ormai dal 1994 collabora con gli Stati Uniti nel blocco dell'immigrazione. Gli Stati Uniti riversano in Messico milioni di dollari ogni anno per far fare al Messico il lavoro sporco. Per cui in realtà il grosso scoglio non è tanto il passare tra il Messico e gli Stati Uniti, ma quanto l'attraversare tutto il Messico. E il Messico non è un paesino piccolo, secondo di dove passi, vari dai 2.000 ai 4.000 km di strada. Non si hanno documenti, per cui non si può prendere nessun mezzo pubblico, e la soluzione è salire sui tetti, o negli scambi, comunque aggrapparsi a dei treni merci. Treni merci che chiaramente trasportano materiali dal sud al nord perché i materiali possono muoversi liberamente. È un viaggio lunghissimo e attraversare il Messico non finisce mai. Una volta attraversato tutto il Messico, una volta attraversato 3.000 km di Messico, non è finita, e c'è il muro. Il muro però non copre tutta la frontiera. Ci sono dei varchi, tra cui quello che ho percorso io, in 3 lunghe notti di cammino attraverso il deserto del Sonora, fino a raggiungere la città di Tucson, in Arizona. Siamo partiti in 25 e siamo arrivati in 19.